punti occorrevano all'Alcamo per mantenere il secondo posto e tenere a distanza le inseguitrici. 3 punti sono arrivati al triplice fischio finale di una partita non bellissima. 1-0 il risultato finale a favore dei bianconeri di mister Cristian Ciaramella, che hanno avuto la meglio su un Mazzara battagliero che ha avuto il demerito di non sfruttare a dovere le 3 nitide palle gol capitate sui piedi dei suoi attaccanti. I gialloblu hanno comunque avuto il merito di non sfigurare contro una delle bighe del campionato, considerando il fatto che mister Antonio Putaggio non ha potuto contare su Gimò, spedito in tribuna a causa di alcuni problemi fisici, e che dopo mezz'ora di gioco è stato costretto a sostituire anche Omolade. La nota positiva per i gialloblu è comunque la matematica certezza di aver conquistato la salvezza con 2 giornate di anticipo. Per la cronaca del match, dopo una fase di studio con qualche azione dell'Alcamo e il Mazzara ad andare per ben 2 volte vicino al vantaggio, prima al 20° Raisce entra in area di rigore ma sbaglia l'appoggio verso Omolade. 1 minuto dopo è invece Palumbo a non trovare l'impatto con il pallone messo ottimamente in area di rigore dal rientrante Cristian Giacalone. Dai gol sbagliati il Mazzara è passato al gol subito con la difesa non proprio attenta. L'ex Lunetto vede l'inserimento di Pirrone e lo serve. Il numero 8 alcamese si gira e serve ottimamente Domicoli, che trafigge da buona posizione Mirko Ilario. Il primo tempo prosegue con l'Alcamo a proiettarsi in avanti, ma Iovino al 32esimo e Papania al 44esimo non riescono a siglare il gol del doppio vantaggio per la propria squadra. Nella ripresa la partita scorre sempre con lo stesso ritmo, Alcamo propositivo e Mazzara pronto a ripartire in contropiede, quello che avviene al 31esimo minuto quando Palumbo si divora incredibilmente un gol da buonissima posizione al termine di una bella azione canarina. La pressione gialloblu non produce gli effetti sperati, dall'altra parte i bianconeri impensieriscono un paio di volte Ilario, ma il risultato non cambierà più fino al triplice fischio finale.